smentire quello che qualcuno vuole far passare in questi giorni, cioè che il Movimento 5 Stelle è contro il giornalismo libero, eccetera, cosa che non è assolutamente vera. Vorremmo portare avanti una legge sul conflitto di interessi che proprio rilanci la figura dell'editore puro, affinché dietro un giornale non ci sia un editore che magari ha un interesse economico a orientare l'informazione in un certo senso. Questo mi sembra che sia che sarebbe una conquista per la nostra democrazia. A questo proposito però Salvini ieri dice: per me non è una priorità. Lei appunto ripete invece che è una priorità. Come stanno le cose? C'è un accordo, un disaccordo dentro il governo e ci sarà un testo entro quando? Entro fine anno, qualche indiscrezione di giornale parlava nei giorni scorsi, la conferma? Sui tempi del testo non le so dare dettagli, sul fatto che sia una priorità, a prescindere dalle opinioni tutte rispettabili, il contratto di governo è chiarissimo. Quindi chiedo a Salvini di attenersi a quel contratto, insomma, che parla genericamente di legge sul conflitto di interesse, poi vi dovrete mettere d'accordo. Non ho bisogno di chiedere nulla al ministro Salvini, così come agli altri ministri. Noi siamo legati da un contratto di governo rispetto al quale siamo stati assolutamente adempienti nel realizzare tutto quello che c'era scritto nel contratto di governo, comunque la parte che poteva essere realizzata mi permette anche qualcosina in più in questi primi mesi, compreso la legge contro la corruzione, e sono sicuro il ministro Salvini sull'importanza di realizzare il contratto di governo non ha dubbi, e lo abbiamo dimostrato nei fatti. Il governo è assolutamente compatto nel realizzare. Posso chiedere solo un'altra cosa? Oggi ci sono degli articoli di giornale che riportano diciamo questo convegno che fa Casaleggio, organizzato a Casaleggio sul blockchain, nello stesso momento in cui nella legge di bilancio il governo dà una serie di fondi per il blockchain, che è una tecnologia per carità importante, eccetera. Però la domanda è: voi non credete che prima di occuparvi di conflitto di interesse per averne i titoli, come dire, dovreste definire come Movimento 5 Stelle per una volta per tutte finalmente il ruolo di Casaleggio? Perché sennò, come dire, sembra che i primi che poi avete un potenziale conflitto di interesse in casa siate voi del Movimento 5 Stelle. A voi piace continuamente ventilare o buttarla lì il discorso del conflitto di interesse, ma lo spiega lei qual è il conflitto di interesse? Cioè che ci sia un'associazione che coltiva la possibilità, per esempio, di consultare i propri iscritti? Non ho capito. Beh, se qual il capo è di quell'associazione ha una possibilità di influenzare le politiche di governo, dato alla possibilità di influenzare eventualmente le politiche di governo, lei sa che Casaleggio è quasi ogni settimana in Senato, ad esempio, no? Ma quindi quello, come dire, forse cosa gliela fare in Senato lo dovreste chiarire. No, non abbiamo niente da chiarire, è chiarissimo a tutti. Il rapporto con la piattaforma Rousseau, tra la piattaforma Rousseau e il Movimento 5 Stelle, è un rapporto costante, perché come tutti sanno, in piena trasparenza, anche oltre quello, la trasparenza che è imposta dalle leggi, perché è tutto anche più chiaro rispetto a quello che sarebbe imposto, il Movimento 5 Stelle in piena trasparenza dialoga con la piattaforma Rousseau per poter coinvolgere i cittadini che vogliono partecipare all'attività politica e democratica di questo paese, e anche lì è una grande conquista. Sì, però Casaleggio non è stato letto da nessuno. Ma scusi, non è stato letto da nessuno? A che? Lei sta dicendo... No, lei, cioè, a che cosa? Lei è eletto? Si deve presentare alle elezioni, se vuole parlare. Questo è il criterio. Ma non confonda i piani così per buttare in caciara un discorso che è un discorso serio e che noi affrontiamo con questa legge anticorruzione. Cioè il problema è che sia, l'importante è che sia tutto trasparente, e ricordo che la legge anticorruzione pone la possibilità di affrontare finalmente, anzi affronta finalmente, la questione della trasparenza dei finanziamenti alle forze politiche. Lì sta il vero conflitto interesse che però non vi siete mai sognati di affrontare, parlo della maggior parte, ma della stragrande maggioranza dei giornalisti. Nessuno ha mai fatto le pulci ai finanziamenti che arrivavano tramite le fondazioni e i partiti, però tutti adesso si chiedono come mai un'associazione che consulta in piena trasparenza gli iscritti a quell'associazione online, come mai parla con una forza politica. Davvero, cioè, è il momento di smetterla, ma per carità, ciascuno fa come vuole, però
la critica, consentitemela, nei confronti di un giornalismo che continua a fare le pulci, ci mancherebbe, siamo qui apposta, davvero credetemi, tutte le volte che vorrete parlare con me o attaccarmi sul merito delle cose che facciamo, ci mancherebbe, e l'opinione di tutti è rispettabilissima. Rilevo semplicemente, così come abbiamo rilevato, che c'è una parte del giornalismo che vede il Movimento 5 Stelle come come una forza politica antisistema, e vi dico la verità, fate bene a vederla come antisistema, perché è antisistema contro un sistema che fino ad ora ha orientato l'informazione.